Pace a te, anche stasera siamo insieme. Che meraviglia essere insieme per condividere la parola del Signore e pregare insieme. Il Signore opera in un modo speciale. Quando noi col cuore cominciamo a cercare Dio e perseveriamo, allora qualcosa succede nella nostra vita. Sai, ci sono di quelli che fanno la prova, poi si fermano e non riescono in nessuna cosa così facendo. Invece, quando si comincia, bisogna sapere prima di tutto se quella è la via per dove noi vogliamo andare. Se tu intraprendi una strada, devi essere certo prima di tutto che quella è la via. Poi, un po' più veloce, un po' più lenti, basta non fermarsi, arriva a destinazione. Se sbagli strada, hai perso il tempo e poi ti scoraggi. Ora, per quanto riguarda la via, noi abbiamo la certezza di quello che facciamo, perché la via è Gesù Cristo. Numero uno. Alleluia. Gloria al Signore. Secondo, seguire le sue orme. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un tracciato che uno ha messo i piedi a una parte e tu li metti là, stai seguendo quella persona. Certezza assoluta. Ma in caso non si vedono i piedi dove sono stati messi, c'è un'altra indicazione, c'è la mappa, la parola del Signore. Ora, seguendo queste cose, noi sentiamo dentro di noi la certezza che l'unica via, l'unica cosa. Allora, che cosa bisogna fare? Perseverare. Se tu leggi vicino a una medicina che la ricetta per la sofferenza che tu hai, che risponde a quella che è la tua malattia, cominci a sapere, a voler sapere come si deve prendere. E a che ora si deve prendere e continua. Continuando vedi che qualcosa cambia. E così dobbiamo fare noi. Perché siamo insieme ancora? Ci siamo fermati alle 19, siamo ripartiti alle 20 e qualche minuto. Ma perché questa è la strada che ci porta nella giusta direzione. La parola di Dio, la preghiera, la comunione con Dio. La parola che è spirito e vita che nutre le nostre anime. Ci dobbiamo mettere il cuore, la passione e cedere alle indicazioni che ci dà. Dopodiché vediamo solo risultati. Gesù ha detto 10 giorni prima che fosse arrivata la Pentecoste, all'ascensione qualche giorno prima ha detto voi. Non ve ne andate, restate a Gerusalemme, siete sbandati, siete messi in condizioni che non potete girare perché siete perseguitati, però statemi a sentire. Voi non vi dipartite da Gerusalemme, andate dove abbiamo fatto la cena, sull'alto solaio, dove facevamo le riunioni e aspettate perché riceverete la promessa del Padre. Loro non sapevano, non avevano mai ricevuto la pienezza dello Spirito Santo, ma si fidarono di quello che Gesù gli aveva detto. E cosa fecero? Andarono lì e continuavano a pregare: Signore, tu hai detto che mandi la promessa del Padre. Padre, mandaci la tua promessa, siamo qui, Padre, ti preghiamo. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. A Cornelio, per esempio, mentre Pietro parlava, la predicazione del Vangelo portò il battesimo nello Spirito Santo nei gentili e la salvezza. Invece lì non fu così, perché molte volte i tempi di Dio sono diversi dai nostri. C'era una grande festa che era cominciata 1500 anni prima, che era la festa del raccolto, delle primizie. Ebbene, Dio, quando la programmò e lo disse a Mosè, aveva proprio in mente che doveva arrivare il giorno che ci dovevano essere le primizie, il risultato di quello che Cristo aveva fatto. E che cosa era? Era il riversare lo Spirito Santo
su tutti coloro che credono in Cristo, che vengono salvati per la fede nell'opera che Cristo ha compiuto in nostro favore e che come risultato c'è la presenza, la pienezza dello Spirito Santo che ci guida nella giusta direzione. Loro ci hanno creduto, lo hanno fatto, risultato, la pienezza dello Spirito Santo. Tu dirai, ma voi perché lo fate? Noi perché lo facciamo? E noi lo facciamo perché il Signore ci ha detto che ci sarà un grande risveglio prima del suo ritorno, una nuova Pentecoste, e la base resta sempre la stessa, la parola e la preghiera. E il Signore vedrai che risponde prima di quando noi possiamo pensare. Ed eccoci qua insieme, credo che ci sono degli altri fratelli. Quanti se ne sono collegati? 4, 3, aspettiamo per il quarto. Pace, come state? Mi sentite? Fratelli, ci siete? Sì, Pastore. Grazie al Signore, Grazie. benvenuti a casa nostra, siamo contenti di essere insieme. Avevamo parlato che mi pare che Rivaldo c'ha un poco di fretta che poi deve andare, è vero, Rivaldo? Sì, Pastore, sì. Bravo, allora ti diamo la precedenza, ti facciamo partire. Prega per noi e per Grazie. tutti quelli che sono in Italia e all'estero, anche quelli del tuo paese, da dove vieni tu. Amen. Così Ok, sì, preghiamo per grazie. tutti e invochiamo la presenza dello Spirito Santo che operi. Lo Spirito Santo già è lì, non ti preoccupare, non lo dobbiamo portare noi. Perciò noi dobbiamo solo metterci insieme di pari sentimento e cercare il Signore. Allora, fatti guidare dallo Spirito Santo e noi preghiamo insieme con te, insieme a tutti quelli che sono insieme con noi. Vai tranquillo e Amen. fatti guidare dallo Spirito Santo. Grazie, Signore. Prenditi il tempo su per giù, minuto più, minuto meno, già sai. Se no Ok, va benissimo. mi vedi arrivare e dici è Sì. arrivato l'orologio. Sì, ok, io metto qua anche il mio cronometro che è Qualche meglio. minuto in più lo puoi prendere, sai perché? Perché siamo solo 5, 4 che funzionano, io non funziono, perciò Ok. puoi arrivare a 27 minuti, va, ti diamo qualche Va minuto in più. benissimo, ok, grazie. Pace a tutti, che Dio possa benedire la vostra vita. Per me è un grande piacere sempre stare come corpo di Cristo riunito qui, come regno di Dio. Per me è la cosa più importante di tutto. Io vorrei condividere con voi molto veloce anche una cosa che in questa settimana Dio mi stava giusto ministrando nel mio cuore e insieme alla nostra scuola ministeriale che noi abbiamo. Che io penso Preghiamo che è importante. prima però, ti raccomando. Va benissimo, preghiamo. Sì, pastore, senza problema. Ok, grazie. Grazie Signore, noi Signore. vogliamo consegnare questo tempo nelle tue mani. Sì, Papà, io voglio Signore, sì, ringraziarti, Signore, perché Signore. sei un Dio meraviglioso. Tu prendi cura di ognuno di noi. Signore, io voglio benedire questo tempo, Signore, di Sì. ognuno di noi che parleremo della tua parola, che Sì, svolgeremo, Signore, Signore, oh qualsiasi tema, Spirito argomento, Santo Signore, del di nostro Dio, cuore, sia quello collegato a te, Signore. Benedici questo canale televisivo, benedici questa sì. ferramenta potente di evangelizzazione, di maturazione nella vita e nella Chiesa del Grazie, Signore. Signore, E ovunque arrivi, Signore, veramente questo collegamento televisivo, Signore, anche su YouTube, su Facebook e su internet, Signore, nel nome di Gesù. Grazie per il tuo amore, grazie di sì, Signore. tutto, nel nome di Gesù. Grazie Amen. Signore, grazie Signore, Alleluia. amen. Alleluia. Amen. Comunque, io vorrei condividere con voi una cosa che io penso che è importante per noi, per ognuno di noi, come regno di Dio. Io, pastore Petrone mi conosce, e alcuni che già mi hanno visto già diverse volte, io non alzo bandiera del nazionale, ma a me piace di parlare di argomenti che edifica la Chiesa del Signore, che porta veramente il regno di Dio a un modo più espansivo e che noi possiamo insieme, anche con le nostre differenze. La Chiesa di Atti degli Apostoli, loro crescevano
in unanimità, ma non vuol dire che loro erano tutti uguali, facevano tutto uguale, no, erano pensavano di un modo diverso, loro sapevano vivere in unità anche se loro avevano la diversità. Ossia, loro erano diversi uno dagli altri, ma riuscivano attraverso della unanimità dello Spirito di Dio nella loro vita, nella Chiesa del Signore, di vivere di un modo veramente grande, con una vera unità del corpo di Cristo. E sono riusciti veramente. Oggi noi possiamo vedere tante cose che succedono, sono state loro dopo di Gesù, perché proprio Gesù ha detto: opera più grande di quello che io ho fatto, farete in mio nome. Comunque, tutto che noi dobbiamo fare sempre nei nomi di Gesù. E tutto che io cerco di fare e che Dio mi dà la grazia e strategia per fare, io cerco sempre di fare nel suo nome. E sarà sempre così. Sia nel momento come questo, sia in un mentorato, un discepolato uno a uno, o sia in una predica in chiesa o in un grande congresso, conferenza, ovunque. Sempre nel nome del Signore Gesù. Io vorrei parlare giusto di Gesù, di un Gesù che era un maestro. E questo maestro lui era anche dato come un servo. Leggiamo insieme Giovanni capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 17. Io leggerò soltanto questo brano di Giovanni e svolgerò un po' di quello che voglio trasmettere in questa sera. E così dice: o prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo il versetto 1, Giovanni 13, dal versetto 1 al 17. O prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore di Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio si ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio dal quale era cinto. Sì, si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i miei piedi? No. Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, no, se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche la mano, il capo e tutto. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto e voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui, quello che lo tradiva. Per questo dissi: non tutti siete netti. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, li mise di nuovo a tavola e disse a loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e i signori, e dite bene perché io sono. Se dunque io che sono il Signore e i maestri vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Comunque, già che il Signore Gesù fu l'esempio dell'autorità, come autorità spirituale che lui è stato, lui è andato veramente un vero esempio di un vero servo. Perché quando Gesù viaggiava per la terra con i suoi discepoli, spese tempo con loro di insegnamento, insegnava ai suoi discepoli come loro dovevano vivere e che cosa loro dovevano fare. Comunque, esempio di vita, esempio di fa quello che dico e fa quello che faccio anche.
Non come il detto popolare che dicono fa quello che dico soltanto, ma non fa quello che faccio. E Gesù è stato un insegnante di un modo assoluto e di vita. Viveva quello veramente che viveva insieme ai suoi discepoli e faceva loro capire la realtà della vita, attraverso di esempio vivo, attraverso di parabole, lui insegnava loro, istruiva rappresentando alcune cose grafiche, dando esempio del passato, dando esempio nei presenti. Comunque, lui faceva con che i discepoli potevano avere un esempio perché loro potessero assorbire di come era importante servire uno agli altri. Questo nel Vangelo parla della stessa cosa, della Santa Cena e della lavanda dei piedi, però Giovanni parla di un modo più profondo perché lui era dato come l'apostolo dell'amore, perché lui aveva una profonda intimità e lui riusciva a capire il vero amore di Dio. E io stavo dicendo giusto ieri quanto riguarda questo, che l'amore e servire sono due principi che camminano insieme. Noi non riusciremmo a servire senza amare e noi non riusciremmo a amare senza servire. Comunque, sia di tutte e due parti, se tu fai veramente un paragone, anche il contrario, riuscirà sempre a camminare insieme. Amore o amare e servire. E Gesù ha fatto questo di un modo molto specifico ai suoi discepoli. Ma lui anche faceva questo davanti alla moltitudine, alla folla di persone, insegnando attraverso di alcune parabole, insegnando attraverso di alcuni conflitti che lui ha passato con i farisei, e faceva con che loro potessero veramente capire e vedere l'importanza di dopo della sua andata al cielo, loro toccava loro a fare la stessa cosa. Comunque, l'autorità e i metodi di insegnamento che Gesù faceva erano di un modo molto espansivo. Gesù si alzò, per esempio, mentre loro mangiavano, si alzò e preso veramente un tovagliolo o una tovaglia, e loro non riuscivano a capire che cosa lui sta facendo. E lui ha fatto con che loro potessero capire una cosa molto importante, di lavare i piedi. Allora, se noi vediamo e noi, se noi capiamo un po' la storia, come funzionava in quel periodo, quelli che lavavano i piedi degli ospiti erano schiavi degli schiavi. Loro camminavano molto, i cavalli, gli asini erano soltanto per quelli che avevano condizioni o per l'esercito romano in quel periodo, o i nobili. Comunque, non era il caso dei discepoli di Gesù. E non era il caso della grande maggioranza. Loro camminavano per molto tempo e il piede era sporco, veramente. Molte volte di stromo in mezzo alla strada, poveri veramente delle strade che non avevano asfalto in quel periodo. Comunque, quando arrivavano, c'era un tipo di servo che lui andava lì e lavava i piedi degli ospiti, sia di un locale, possiamo dire, di un ospedale, non di ospedale, ma di un albergo, nella nostra parola di oggi, veramente contestualizzando i nostri giorni. O se tu ricevessi, io avessi ricevuto qualcuno a casa mia, avevo sempre uno di questo tipo di servo che andava lì e lavava i piedi dei miei ospiti. Comunque, Gesù stava facendo giusto, scendendo al massimo della situazione di un vero servo. Ma lui non stava scendendo a livello spirituale, lui stava scendendo a livello di servizio veramente. E dice: se vuoi essere maggiore nel mio regno o nel regno di Dio, devi servire. È tanto così che se noi guardiamo in Luca o in Matteo, vede la mamma di Giovanni
e di suo fratello e dice: Signore, quando starai di là, prendi un posto della tua destra e della tua sinistra ai miei figli. E Gesù ha detto: Non ha capito nulla, signora, non ho nulla con te, neanche con i vostri figli, perché non funziona di questo modo il regno di Dio. E quante volte noi in chiesa anche, io sono pastore di una chiesa anche, ma alcune persone che arrivano e che vogliono un posto è perché è pieno di talenti, fa questo, puoi fare quello, posso servire in questo, posso servire in quello, posso fare questo così. E se noi non siamo di un modo molto chiari e attenti, noi anche facciamo come molti fanno, ma Gesù non ha fatto così. Perché la sua mamma, la mamma di Giovanni, suo fratello, è venuta da Gesù per raccomandare i suoi figli. E che questo è veramente incitato una grande ira e una grande, un grande litigio tra i discepoli. E Gesù ha fatto veramente loro capire l'importanza di servire. Perché era prima di tutto, prima, un momento prima di questo che Gesù si è riunito con i suoi discepoli per fare tutto questo. E ha approfittato quella situazione, così dopo, lui ha fatto capire come possiamo essere grandi nel regno di Dio. Io lo so che molta parte della cultura italiano o parte di alcuna, specialmente nella campagna, che sono qui già 11 anni, io so che molte volte i leader, i pastori, aspettano molto di servizio o di onore di tutto questo. È importante anche questo, però la stessa cosa che Gesù ha fatto, noi come leader, come autorità spirituale dobbiamo fare. Gesù ha detto per i farisei: Io non sono venuto per essere servito, e sì, servire. Non sono venuto per quello che non sono malati, e sì, per quello che sono malati. E io dirò una cosa che per molti è una contraddizione. Con questa parola che Gesù stava dicendo, io vi dico veramente che la Chiesa è un grande ospedale. La Chiesa riceverà persone sane che vanno lì a conoscere di più a Dio, a fortificare di più la sua vita. Ma ci sono persone che andranno in chiesa perché sono malati, perché sono feriti della guerra, perché non sono riusciti a vivere di un modo sano e hanno bisogno di un intervento. E noi come Chiesa del Signore dobbiamo ricevere queste persone, servire queste persone con tutto amore. E vi ripeto, senza amore non possiamo servire. E se noi non serviamo il prossimo, non possiamo dire che amiamo il nostro prossimo. Saremo bugiardi. E Gesù stava dando questo esempio molto chiaro qui, in Giovanni 13. Senza dubbio, lui stava tentando trasmettere un messaggio molto importante. Lui stava sottolineando con molta enfasi come poteva la vera attitudine e posizione di coloro che esercitano l'autorità spirituale e sono leader. Mentre faceva questo, disse loro: Voi mi chiamate maestro, e il Signore fate bene di chiamarmi, io sono maestro. Ora, se io che sono il maestro ho fatto questo, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Se Gesù ha fatto questo, io voglio soltanto sottolineare, io non sto dando enfasi alla lavanda del piede, no, non è questo. Io sto dando enfasi di che cosa significava lavare i piedi uno degli altri. Era un servizio di alto livello nel mondo spirituale. Nel mondo fisico, nel mondo normale, era un basso livello perché era il schiavo degli schiavi. Era quello di basso livello. Però Dio, Gesù è sceso veramente a livello più basso, negli occhi umani, per fare capire ai suoi discepoli che, indipendenti di circostanza, noi abbiamo bisogno di servire uno gli altri. E se io, Gesù stava dicendo, che sono chiamato da voi di maestro, ho fatto questo con voi, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete farti uno con gli altri. E noi anche, carissimi. Il punto qui
Non è la lavanda dei piedi, ma è il servire. Essere servo uno degli altri. Prima di stare qui in Italia, Dio mi ha chiamato molti anni fa. Io sono stato servendo, che Dio diceva, servi questo ministero per un tempo, come se fosse il tuo. E io ho aiutato in Brasile. E sono venuto qui nello stesso modo. Siamo rimasti lì a Caserta per 3 anni e dopo noi siamo venuti qua nella zona di Aversa, dove siamo fino a oggi, per servire e servire con tutto il mio cuore. Ho servito 3 anni lì a Caserta come se fosse veramente il resto della mia vita, sino alla fine, con tutto il mio cuore. E siamo usciti nel tempo, perché già aveva avvisato prima il pastore che il nostro tempo era soltanto 3 anni nel servizio. E siamo usciti in un modo tranquillo, amorevole, amichevole anche. Abbiamo fatto cosa meravigliosa lì e sino a oggi ci sono i frutti. Gloria al Signore, nonostante noi, ma sì, Signore. E noi abbiamo bisogno di vivere di questo modo, perché Gesù ha dato un esempio. Gesù voleva trasmettere questo ai suoi discepoli, l'importanza di essere veramente autorità spirituali indipendenti di quello che loro avevano come ruolo. Se oggi noi guardiamo molto forti titoli di questo del Nuovo Testamento, se noi parliamo molto di questo e vediamo, molti stanno cercando riconoscimento attraverso dei titoli. Se noi serviamo il Signore di tutto il nostro cuore e serviamo agli altri, il nostro prossimo, come Gesù ha fatto, come Gesù ti ha dato come insegnamento, la conseguenza di quello che noi faremo, Dio ti darà dopo, anche in porzione raddoppiata. E io credo in questo modo, perché io vivo così, perché Dio ha messo nel mio cuore queste cose. Essi devono usare, ossia noi, come servo, i doni divini per servire uno agli altri, invece di elevare a se stessi. Le azioni di Gesù sono molto più che una semplice base per una nuova cerimonia di lavare i piedi nella chiesa. Qui il nostro istruttore divino ci ha mostrato un tremendo principio che governa qualsiasi esercizio di autorità spirituali in mezzo al suo popolo. Cosa significa questo? Significa che quando Dio comincia ad usare qualcuno come un canale per la sua autorità o un canale di benedizione, di conseguenza comincia a essere elevato agli occhi degli altri. Lo stesso non ha alcun interesse nell'essere elevato. Sai che vuol dire con questo? Motivazione del nostro cuore. Se la tua motivazione di servire ovunque Dio ti possa portare è di servire il Signore con tutto il suo cuore, avrà una conseguenza. Gli umiliati saranno innalzati e quelli che vogliono innalzarsi saranno umiliati. Comunque, se noi facciamo semplicemente per servire il Signore di tutto il nostro cuore, la cosa succederà. E tu vedrai che tu non stai facendo per interesse di te stesso. Ma quando noi serviamo il nostro fratello, il nostro prossimo con tutto il nostro cuore, senza interesse, semplicemente perché amiamo il Signore, e noi non, perché l'amore di Dio è incondizionato, e questa è la base di servire, quando noi amiamo il Signore, noi serviremo il nostro prossimo, anche di quello di quello, mamma mia, come posso servire quello fratello? Quello è cattivo, quello fa questo, quello fa quello. È indipendente perché Dio anche ci ha sfidato di amare anche i nostri nemici. E la nostra lotta non è contro carne o sangue, ma sì contro i principati e potestà di questo mondo tenebre. E noi abbiamo bisogno di servire il Signore, sì, di tutto il nostro cuore, di fare non per il fatto di avere un titolo di pastore, di diacono, di anziano, di apostolo, di profeta, di maestro, no. In questo caso Gesù stava dicendo, se tu non mi avete chiamato di maestro, ok, io sono veramente. E questo mi sfida a me, in ogni giorno.
È una delle cose che io e mia moglie facciamo, Signore, tutto che noi vogliamo fare sarà sempre per il tuo regno. Non vogliamo fare che non sia mai per noi stessi, che non sia mai per elevare a noi stessi come persone, ma che sia per elevare il tuo regno, elevare il tuo nome, innalzare il tuo nome, glorificare il tuo nome anzitutto, Signore. È questo che vogliamo. E molte volte è difficile alcuno credere in questo, ma sei davvero, stai parlando davvero, perché è difficile vivere in questo mondo se non fa questo, se non fa quello, se non hai una raccomandazione. Ma quello che è impossibile per noi è possibile per Dio. E io voglio vivere di un modo sano e santo davanti al Signore. E quando lui dice nel versetto, nell'ultimo versetto, versetto 17, 16, 17, dice: in verità ti dico, il servo non è maggiore che il suo Signore, né il messaggero è maggiore che colui che l'ha mandato. E vedete bene l'ultima parte del versetto 17 che dice: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Noi saremo beati soltanto quando noi serviamo il Signore, se noi pratichiamo, se noi pratichiamo di tutto il nostro cuore, se noi facciamo questo come una vera realtà. Se noi facciamo e serviamo il Signore come fosse per il resto della nostra vita, al nostro prossimo, è incondizionato, carissimi. Non possiamo servire il Signore semplicemente di qualsiasi modo, deve essere di un modo eccellente. Tale autorità non è mai pesante o troppo esigente a se stesso, è un'autorità con una motivazione completamente diversa da qualsiasi cosa umana. Questa forma di leader o di cristiano può venire solo da un'altra fonte, rivela il vero carattere di Cristo. Comunque, se noi vogliamo questa è una vera realtà nella vita, noi abbiamo bisogno di servire il Signore di un modo sano, col carattere di Cristo. Carattere di Cristo vuol dire con nostra attitudine, con quello che noi siamo, non con quello che noi facciamo. Perché se la motivazione del nostro cuore facciamo qualsiasi cosa, sempre per attenzione o attirare l'attenzione degli altri, per elevare la nostra vita, siamo con la motivazione sbagliata. E in questa sera io vorrei sfidare non soltanto a te che sei un pastore, un diacono, un apostolo, non lo so, ma a te che sei un cristiano. E se tu dici, ma io non sto capendo quello che tu stai dicendo, pastore, perché neanche conosco veramente Dio. Ancora, come molto dicono, non faccio parte di questa religione. Io non ti sfido a fare parte di nessuna religione, perché la religione, attraverso della religione, Gesù è stato ammassato. E i religiosi hanno ammassato Gesù. E la religione non ti porterà a nessuna parte. Ma servire gli altri con tutto il nostro cuore, amando le persone, questo fa la differenza. E questo ha sigillato il ministero di Gesù. Sigillare il tuo ministero non è mettendo il tuo nome, non è facendo gli altri conoscere che tu sei bravo di quello che tu fai, è servendo, è amando. Così noi possiamo sigillare qualsiasi cosa che noi faremo in questo regno. Le persone guarderanno a te e vedranno veramente che tu non sei uguale agli altri. Sai perché? Perché tu sei pieno dell'amore incondizionato di Gesù. E noi siamo questo amore perché noi siamo la sua immagine e la sua assomiglianza, nel nome di Gesù. Vorrei pregare con voi in questa sera. Vorrei che noi possiamo mettere la mano nel nostro cuore e credere non nelle mie parole, ma nelle parole di Dio. È questo che è la verità. È questo che fa la differenza. Io chiedo sempre, Signore, per essere un canale di benedizione. Non chiedo, Signore, per essere un famoso.
un che farà veramente nomi in tutto il mondo. Se questo sarà un giorno, sia per conseguenza della opera di Dio nella mia vita, ma non per me stesso. E io voglio pregare in questo momento che la Chiesa del Signore possa aprire il cuore per servire il Signore di tutto il loro cuore, e così noi possiamo servire il nostro prossimo come noi serviremo il Signore. Signore, io voglio ringraziare per questa sera, voglio mettere davanti a te, Signore, la tua Chiesa, voglio mettere davanti a te, Signore, il tuo popolo, Signore, ovunque, Signore, questo canale televisivo arriva, Signore, nei nomi di Gesù, Signore. Noi vogliamo veramente essere veri servi, Signore, di quello che fanno la differenza, Signore, ma per attirare le persone attraverso del tuo amore, Signore, che le persone possano essere riconosciute attraverso di noi, attraverso di questo amore, di questo servizio, Signore, di un servizio genuino, di un servizio sano, di un servizio che veramente, Signore, ha fatto la differenza quando tu eri qui sulla terra, Signore, in vita, e ha fatto i suoi discepoli capire, imparare e vivere questo, Signore. Anche se loro non sono riusciti a capire nel momento in cui tu eri con loro, ma dopo, Signore, quando ha toccato a loro a fare l'opera del Signore, loro hanno osservato e loro hanno obbedito il Signore, Padre. Che sia noi adesso, Signore, tocca a noi, alla tua Chiesa, Signore, a fare la differenza, Signore, a servire, Signore. Non sarà la conoscenza, non sarà la profondità di conoscere la Bibbia soltanto, ma sarà veramente, Signore, la cosa che farà la differenza è di servire e di amare il nostro prossimo come tu hai fatto, Signore. E vogliamo essere beati. È così. Dobbiamo mettere in pratica, Signore, come l'Apostolo Giacomo ha detto, siete miei praticanti, non soltanto ascoltatori della mia parola. E così sia, Signore, che la tua Chiesa possa cercare a te e non soltanto capire, ma avere una rivelazione. E più di questo, Signore, possano mettere in pratica quello che hanno ascoltato. Signore, in questa sera, ovunque loro possono stare, nessuno può dire io non lo so che cosa sta dicendo, Signore, perché lo so che tu stai rivelando a molte persone in questo momento, Spirito Santo. Continua, tocca, Signore. Apri i nostri occhi, innalza la tua chiesa, Signora, alza veramente il tuo nome, innalza il tuo nome attraverso della tua chiesa, in Italia, ovunque, Signore, in tutti i continenti della sulla terra, Signore, nel nome di Gesù io ti ringrazio, oggi Alleluia. e per sempre. Amen. Grazie, Gloria a Dio. grazie, grazie, grazie Signore. Grazie, Pastore, dell'opportunità. Grazie a te, Rivaldo. Mi ha molto incoraggiato questo fatto. Mi ha fatto pensare due cose. Una, quello che, anzi, tre cose. Mi ha fatto pensare che Gesù è diventato grande perché ha servito più persone possibili. Perciò è un metodo che funziona. Allora, per tutti quelli che vogliono diventare grandi, che hanno l'ambizione di diventare grandi, allora il metodo resta lo stesso, servire più persone possibili. E poi, per vedere le grandi opere del Signore, i discepoli gli fu detto di riempire le pile, e proprio perché le avevano riempite, videro ad un tratto che diventò vino. Assistettero ad un grande miracolo. Ma lo stesso insegnamento di Gesù lo metteva in pratica Paolo, e sulla isola che si trovava, lui era il grande apostolo, aveva dei seguiti che camminavano insieme con loro, ma nel momento che dovevano asciugarsi per fare un po' di fuoco, che erano appena scampati dal mare, fu proprio lui che incominciò a prendere dei sermenti per fare il fuoco. Ma c'era tanta gente, come mai questo grande apostolo prende lui e una vipera si attaccò alle sue mani, le mani di Paolo, attivo, pratico nel muoversi, ma per causa di quella vipera. Dio fece un grande risveglio, perché le persone pensavano, oh, questi sono sicuramente sotto giudizio divino, sono scampati al mare, ma il giudizio di Dio li perseguita, e perciò questo capo che è qui davanti, che è uno che parla sempre lui, è lui che dirige le cose, e deve essere per forza sotto giudizio di Dio, perché ora quella vipera che è velenosa
Vedrai cosa succede, fra poco lo vediamo stecchito. Ma il Signore, quando noi ci adoperiamo, Egli crea degli appuntamenti speciali perché converte il pensiero delle persone. Ma quando videro che non moriva, pensarono diversamente. E quelle mani che avevano lasciato cadere la vipera nel fuoco, furono le mani che furono usate da Dio per guarire il padre del capo della isola. E ci fu un grande risveglio. Come nacque questo risveglio? Con un semplice servizio di questo Paolo che non sapeva fermarsi in nessun modo. Tutte le cose che c'erano da fare non si tirava indietro e Dio si serve di coloro che servono. E queste sono le evidenze che Gesù ci ha insegnato e mi ha incoraggiato moltissimo. Se c'è qualcuno ambizioso che vuole diventare più grande possibile, beh, l'esempio di Gesù ci aiuta. Egli è diventato grande perché ha servito più persone possibili. E ha servito anche noi, perché ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per noi, e mica è poco. Grazie Rivaldo, Dio ti benedica e grazie per questo bel messaggio che ci aiuta e ci fa vibrare le corde del cuore nel dire: Signore, aiutami a fare seriamente. Grazie al Signore. Ed ora l'abbiamo perso? C'è ancora? Se n'è andato? Ci sei ancora? Sì, sono qui, professore, ancora. Allora, se devi andare, vai tranquillo, Dio ti Va bene. benedica e continuiamo così. Possibilmente a imitare Gesù che prese prima a fare e poi a insegnare. Questa è la cosa più bella. E adesso abbiamo il fratello Gioeli. Gioeli, Pace, pastore. ci sei ancora? Sì, pace. Sì, Dio sono ti qui, sono qui. benedica e così anche tu avrai sicuramente qualcosa da condividere. Quando siamo pratici nelle cose, lo Spirito Santo va a prendere quei messaggi che viviamo. Sai, i messaggi più belli sono quelli che viviamo. Anche i messaggi nelle difficoltà e delle difficoltà sono quelli che viviamo, non quelli che andiamo a cercare per dire che devo dire. Ebbene, vai tranquillo, sentiti libero e fatti guidare dallo Spirito Santo e andiamo avanti insieme. Amen. Vai tranquillo. Dio ti benedica intanto, caro pastore, grazie ancora, come sempre, per questa opportunità. Guarda, un po' sentivo te poco fa, sin dall'inizio, ora anche vivere quanto stiamo predicando, quanto predicheremo, perché la cosa più importante è vivere quanto predichiamo. Questo è quello che fa la differenza nella nostra vita. Guarda, poco fa, mentre all'apertura, tu hai detto, Signore, che metta passione e possiamo nello stesso tempo accedere a Lui attraverso la direzione che Lui ci dà. E proprio stasera voglio parlare proprio di questo, caro amico, cara amica, che ci stai ascoltando. Stasera questa predicazione nasce da un'esperienza vissuta circa 10 giorni fa, che mi ha portato un po' a fare una riflessione su quanto sto vivendo sia da pastore che anche da cristiano. A proposito di passione, quanto è grande la passione di Dio nella mia vita, perché più grande sarà la passione per il suo nome, per il suo spirito, più grande sarà la passione per coloro che il Signore ci mette accanto, per la passione per i perduti. In questi giorni stavo chiedendo a Dio sempre di più conferma sulla direzione che ha sempre rivelato al mio cuore. E stasera cercherò di farvela comprendere attraverso questo passo della parola di Dio, ma soprattutto, voglio ripetere, attraverso un'esperienza vissuta nel campo dell'evangelizzazione. Circa 10 giorni fa, siamo stati col gruppo di Vite Trasformate in Emilia. E ti posso assicurare, amico e amica, che questa esperienza ancora di più
sta segnando la vita, la mia vita e anche di coloro che si stanno intraprendendo nel volere portare avanti l'evangelizzazione, soprattutto dando visibilità a coloro che sono ultimi. E stasera voglio chiedere al Signore che nasca sempre di più nel cuore di tutti i suoi servi, che nasca sempre di più nel cuore di tutto il suo popolo, sempre di più questa passione di portare avanti il suo nome, di portarlo proprio dove tanti esitavo prima di questi ultimi anni a portare. E infatti vorrei prendere con voi un passo che si trova in Luca al capitolo 20, al capitolo 8. Leggeremo solo due versi, il verso 26 e il verso 27, che dice così: Poi navigarono verso la regione dei Gadareni, che sta di fronte alla Galilea. E quando scese a terra, gli venne incontro un uomo di quella città, il quale già da lungo tempo aveva demoni, e non indossava vestiti, e non abitava in alcun casa, ma nei sepolcri. Fino qua quanto il Signore ha messo nel mio cuore. Se andiamo a leggere sin dal verso 1 di questo capitolo, la parola ci dice che Gesù andava di città in città, di villaggio in villaggio. Il verso 4 scrive che una grande folla lo seguiva e questa folla arrivava da tutta la città perché il nome del Signore sempre di più esso era conosciuto. Gesù andava, Gesù andava, Gesù andava. Ed è questa la domanda che sempre di più mi sorge nelle orecchie, sempre di più questa domanda la sento forte dentro di me. Gesù andava, Gesù andava, Gesù andava. E questa storia ancora una volta mi racconta di un Gesù che va incontro, del Salvatore del mondo che va incontro verso una creatura che viveva sola. Questa storia racconta il miracolo di un uomo che viene liberato dalle catene. Racconta ancora di un popolo intimorito di fronte a quanto la manifestazione della potenza di Dio si manifestò a parlare del Maestro, per come diceva il fratello poco fa. E ancora mette in evidenza come gli spiriti immondi temessero e riconoscessero l'autorità presente nel Figlio di Dio. Questo è qualcosa che tante volte la Chiesa dimentica. L'autorità. Parlava ancora il fratello di poco fa. L'autorità. Tante volte dimentichiamo l'autorità che il Signore ha posto in ognuno di noi. Voi riceverete potenza. Voi ricevete potenza e autorità, è scritto in Atti al capitolo 1, verso 8. E questa autorità tante volte la dimentichiamo. Questo verso mi fa ricordare che riconobbe gli spiriti immondi che avessero davanti. Perché quando arriva il Figlio di Dio, quando arriva la Chiesa ripiena di colui che è il Figlio di Dio, le tenebre tremano. L'inferno trema, ecco l'identità che è chiamata la Chiesa ad avere. Noi abbiamo ricevuto potenza e autorità, fratello, amico, amica. E nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, il nemico dell'anima tua fuggirà. Mi ricordo come Paolo e Sila in quella prigione che rappresentavo, potremmo rappresentare una volta una sorella, mi fece un bel esempio, rappresentava il tetto dell'inferno, alla loro lode. Quel tetto crollò, la lode di quei uomini che viveva la potenza e l'autorità da parte dello Spirito Santo, che non si arresero alle circostanze, che non si arresero a quello che i loro occhi vedevano, quel lodare in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni stanza, nella notte più buia, scosse le fondamenta di quel carcere e la potenza di Dio si manifestò in Paolo e in Sila. Ricorda, fratello, ricorda, amico, chi riceve Gesù, riceve il suo spirito, riceve potenza e autorità. E nessuno potrà stare a fronte a colui che ha compreso chi è in Cristo Gesù, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Dicevo di quest'uomo, parlavo di questa esperienza, un uomo solo. Un uomo imprigionato, un uomo che, per come abbiamo letto nella parola di Dio, viveva nudo, privato della propria dignità,
Questo è quello che fanno quei legami del peccato. Ci privano ogni forma di schiavitù, ogni forma di legame. Ci tolgono tante volte la dignità. Viveva quest'uomo in un luogo di morte. Sapete, come dicevo poco fa, questa settimana siamo stati ad evangelizzare in luoghi dove per tanti anni nemmeno pensavo di andarci e non mi vergogno a dirlo. Sono andato insieme ad altri fratelli, cari amici, che veramente dove Dio ha messo la sua passione, il fuoco per gli ultimi, il fuoco per coloro che per tanti anni della mia vita erano invisibili. Quando vedevo una prostituta da lontano, come diceva l'altra volta una sorellina, ah, Signore, ti prego di benedirla, ma non pensavo mai che qualcuno di noi potesse avvicinarsi a loro e presentare Cristo il Signore. O andare da qualcuno che era preso dalla propria droga, con le braccia bucate, ancora coloro che ne si sentivano soli, abbandonati, come quest'uomo gadareno. E sempre di più, nelle mie orecchie echeggia continuamente, Gesù andava, Gesù andava. Sapete, questi giorni facevo un parallelo tra la vita di quell'uomo e la vita di quelle donne, quei uomini che vivono senza Dio, schiave. Guardando nei loro occhi tutte queste ragazze che mi potevano anche venire figlie, schiave di queste tratte, trattate come carne da macello. Ragazze senza un futuro, ragazze che erano quasi ormai rassegnate alla vita che si era presentata, giovani completamente assuefatti dalla droga, dall'alcol, chi aveva testimoniato, aveva raccontato della loro vita, del loro fallimento, del proprio matrimonio, di tutto quello che gli era crollato addosso e non avevano dove appoggiarsi. Non c'è nessuno che mi capisce, non c'è nessuno che mi tendi una mano. Ed una delle cose che un po' tante volte pensiamo che questa esperienza ha rotto è pensare che queste persone, nel momento in cui la Chiesa va incontro, ci possa allontanare. Invece non è stato così. Queste ragazze, questi uomini, queste famiglie, al nostro andare, soprattutto all'andare delle sorelle, si fermavano, avevano bisogno di parlare, avevano bisogno di comunicare, avevano bisogno di esprimere il dolore, avevano bisogno di dirti proprio con parole diverse la necessità di aiuto da parte di colui che è il re dei re, il signore dei signori. E sempre di più di fronte a questa esperienza, sempre di più di fronte a quella situazione di pregare per loro affinché il Signore potesse mettere davanti a loro una via affinché potessero veramente essere liberati da queste catene, da questa schiavitù, da questi luoghi solitari come quell'uomo gadareno. Proprio pregando, pregando e chiedo alla Chiesa sempre di più di pregare, di spingere uomini e donne che possano andare da coloro che hanno bisogno di sostegno, di aiuto, come diceva il fratello, di essere servitori e servire coloro che veramente hanno bisogno. Come quell'uomo legato da tanti demoni. Lo tenevano stretto, lo tenevano lì, isolato da tutto e da tutti. Tutti temevano quell'uomo, ma non avevano ancora fatto i conti con qualcuno che è il re dei re, il re dell'universo. Il dito di Dio era pronto ad operare nella vita di quell'uomo, come ancora la mano di Dio è pronta ad operare. Per quelle famiglie, per quelle sorelle, per quei uomini, per quelle donne che hanno bisogno di Dio. Gesù era proprio lì per quell'uomo e Gesù manderà ancora te e me per portare a quei uomini un messaggio di speranza,
un messaggio che può cambiare la storia della loro vita. C'è bisogno di una chiesa che si tolga il proprio vestimento, la propria giacca e si vada a sporcare le mani. E ho chiesto, Signore, Signore, comincia, comincia, metti questo sentimento, questa passione, dammi più sempre direzione per come muoverci, per questo mandato che stai mettendo nei nostri cuori, perché c'è bisogno, c'è un grido che sta diventando sempre di più assordante da parte di coloro che non hanno alcuna speranza. E noi la speranza l'abbiamo. Noi la speranza vive dentro di noi. La speranza la sentiamo ogni giorno. La speranza la sentiamo quando andiamo ai suoi piedi. La speranza l'abbiamo quando ci arrendiamo nelle sue mani. La speranza è quando lo invochiamo. È quella speranza che giorno dopo giorno riviviamo. Dobbiamo portarla a coloro che non conoscono Gesù Cristo il Signore. E dobbiamo andare lì proprio a dirgli: Gesù ha cambiato la mia e cambierà ancora la tua storia. E Gesù ha cambiato la vita di quell'uomo. Lo ha liberato, lo ha cambiato, lo ha trasformato, dandogli nuovamente dignità. Sarai usato, sarai usata per andare e per rimettere un vestito nuovo a coloro che Dio ti metterà sul cammino. Sì, il Signore userà le tue labbra affinché lo Spirito Santo ti guidi, affinché il sangue di Gesù possa purificare e imbiancare le loro vesti. Questo avviene quando la Chiesa scopre la direzione, come diceva poco fa il pastore, scopre sempre di più la direttiva di Dio. E gloria a Dio per ogni strumento di evangelizzazione come questo che Dio sta spingendo affinché a questi anni possa arrivare il messaggio dell'Evangelo. Ma come succede tante volte, o meglio, in alcune situazioni della nostra vita, le grandi operazioni da parte del Signore avvengono prima, dopo, scusate, una difficoltà. La parola di Dio mi dice sempre, ai primi versi del capitolo 8, che prima di arrivare in quella regione, dove era quel Gadareno, i discepoli dovettero affrontare una tempesta, un turbine di vento, la pioggia era incessante, l'acqua entrava nella barca. Ma ancora lì, la potenza di Dio si manifesta. Anche se la difficoltà, fratello, sorella, amico, amico, che Dio ha messo nel tuo cuore di portare avanti il suo proposito affinché anime vengano a salvezza, sappi che al comando, al tuo gridare, al tuo chiedere, al tuo innalzare la voce al Signore, sappi che il Re parlerà per te e potenze e autorità fermeranno tempesta e venti affinché tu giunga a destinazione ed essere usato per la liberazione di colui che è legato. Proprio avevo scritto un appunto, proprio Paolo a Malta, proprio lì al capitolo 28 degli Atti. Paolo proprio lì, prima subì la tempesta, prima subì il naufragio, arrivò in quell'isola, morso dai serpenti. Ma nonostante tutto quello che voleva forse impedire di volere manifestare la potenza di Dio, ma l'uomo che rimane fermo, che ha scoperto la potenza e l'autorità da parte di Dio, non potrà fare altro che vedere la gloria di Dio. Dio lo preserva dalla tempesta per come aveva rivelato e Dio lo preserva ancora dal veleno del serpente. E dopo di questo la gloria di Dio si è manifestata guarendo quel padre di quel proprietario di quel territorio. Grandi, grandi manifestazioni di guarigione avvennero, come diceva il pastore, in quell'isola. Tanti vennero e scoprirono la potenza che viene da Cristo Gesù. Quindi qualunque sia o cuore che ti stai spingendo verso questa vocazione, verso questa rivelazione che il Signore ti ha messo davanti, non temere, perché il Signore non permetterà che il suo piano, il suo disegno, il suo proposito non si possano adempiere nella tua vita.
Vai avanti, va avanti, perché nessun serpente, nessun vento, nessuna pioggia potrà fermare il proposito di Dio nella tua vita. Nel vedere quei ragazzi soli, nel vedere quei cuori abbandonati a se stessi, nel vedere quelle persone vinte dai propri vizi, dai propri legami. Sempre di più urge nel cuore della Chiesa, sempre di più una preghiera che si innalzi al cielo affinché Dio possa spingere sempre di più nuovi operai per il suo regno. I tempi si approssimano e c'è bisogno di uomini che vadano alla ricerca di colui che è perduto, che vadano e siano spalla sulla quale poter piangere, un braccio nella quale sostenersi, affinché possano veramente trovare, ritrovare la speranza. La cosa che più chiede al Signore: Signore, ti prego, manda, manda, affinché possa veramente, attraverso la preghiera dei tuoi servi, veramente mandare via dalla vita di queste persone quella sensazione che oramai tutto è finito. Perché noi sappiamo e serviamo un Dio che quando arriva cambia, cambia, cambia la storia, che quando arriva Gesù cambia la storia dell'uomo. Quindi stasera, a te che ci stai ascoltando, c'è una speranza e si chiama Gesù. Nessun'altra via, nessun'altra se non Gesù. Lui è la vita. Lui è la verità, non la puoi trovare da nessuna parte. Il suo nome è potente a salvare, il suo nome è potente a liberare e a lui continuamente va la gloria, l'onore e il ringraziamento. Io stasera voglio pregare per tutti coloro che in questo momento dicono non c'è speranza per me. Nessuno può cambiare, nessuno può capire. Nessuno, nessuno. No, io ti voglio dire, sì, c'è qualcuno che sta arrivando. E quando arriva di Dio, quando il dito di Dio proprio incontra la tua vita, avviene un miracolo. Avviene il cambiamento. Avviene perché la mano di Dio nessuno la potrà fermare, o cuore che tu credi nella potenza di Dio. Quindi vorrei che in questo momento tutti quanti chiedessimo al Signore: uno, suscita sempre di più uomini e donne, per come abbiamo iniziato questo programma con la tua passione. Uomini e donne, Signore, che abbiano nel cuore, sempre di più per come abbiamo ascoltato, l'essere servi. Signore, metti nei nostri cuori di saper servire. Sì, servire, andare incontro a coloro, sostenere, aiutare. Signore, suscita un popolo, un esercito di vadonosi che non guardino stagioni, che non guardino tempi, che non guardino impegni, ma che abbiano nel cuore la salvezza di colui che è perduto. Signore, metti più, sempre di più questo fuoco nei nostri cuori e manda, e manda, e suscita sempre più missioni che vadano incontro a colui che è perduto. Continua, Signore, a parlarci attraverso la tua parola. Continua a benedire i tuoi servi, Signore. Continua a benedire ancora, Signore, coloro che parleranno, Signore, perché ancora porzione divina, ancora porzione dal cielo, tu rivelerai attraverso i tuoi servi. Grazie, Signore. Grazie per la tua presenza e grazie perché sappiamo che tu stasera, attraverso questo programma, porterai benedizione. Guarigione a coloro che credono nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia, alleluia, grazie, grazie Signore e grazie a te Samuele, Dio ti benedica. Dobbiamo continuare tutti insieme la Chiesa del Signore. Sai, quando si fanno delle guerre, normalmente
sono quelli che lo fanno dall'alto con aerei, con cannoni e così via, che scendono le bombe. E poi ci sono di quelli che vanno porta a porta, invadono quando è che devono proprio conquistare. E perciò ognuno di noi deve seguire la chiamata che ha ricevuto. Chi va a Amen. porta a porta e chi va da sopra, è importante che Amen. noi invadiamo come l'esercito divino. Dio è, che se noi serviamo è l'Iddio degli eserciti. Noi siamo parte Amen. degli eserciti di Dio, siamo l'esercito di Dio sul pianeta Terra. E poi tutti gli altri eserciti collaborano con noi e perciò dobbiamo proseguire senza perderci di animo. E adesso abbiamo il fratello Giuseppe decorato. Chiedo scusa un attimo, non è che ha impegni? È arrivato a Rienzo che aveva degli impegni, un attimo. Non è che ha impegni, Arienzo? Puoi restare, perché se stai là poi stai come quando stavamo in ginocchio noi, un ginocchio sì e un ginocchio no, manco preghiera facevamo. No, Va bene, Giuseppe, prego, noi siamo semplici nelle cose, non ti impressionare se siamo così nostrani. Noi le etichette le lasciamo a casa quando veniamo. Non ti sentiamo, non ti sentiamo, c'è qualcosa che non funziona. Vedi un poco? Prova. Si è messo? Hai messo il muto forse? Prova a guardare. C'è qualcosa che non funziona. Prova, riprova. C'hai il microfono, è attivo? E allora facciamo una cosa, mentre tutti i colleghi con la regia facciamo andare avanti Emanuele, va bene? Emanuele, ti è andata bene? Passa avanti. Eh? Ti è andata bene? Si vede che hai qualcosa da fare dopo. Andiamo avanti. Ok. Allora, innanzitutto ringrazio il Signore per questa meravigliosa opportunità. Ringrazio il Pastore Petrone, caro, caro in ogni cosa. Stiamo in chiesa, Pastore, perché in questi giorni abbiamo la dedicazione del locale, stiamo facendo le prove, stiamo sistemando un po' di cose per rendere l'ambiente più accoglievole per questo evento. Però torniamo a noi. Meraviglioso stare alla presenza del Signore, è meraviglioso sapere che dall'altro lato ci sono delle persone che stanno aspettando un messaggio e come diceva giustamente il pastore, noi come in una guerra siamo un esercito, ognuno ha il proprio ruolo, ognuno intraprende il proprio ruolo e il capitano per eccellenza, però è meraviglioso perché il Signore Gesù Cristo, come quando si presentò davanti a Giosuè, disse: io sono il capitano delle schiere del Dio Altissimo, meraviglioso, sapendo che lui è dalla nostra parte, noi possiamo vincere ogni battaglia. Quindi questa sera io ho dato come titolo del messaggio il processo del covone di grano, perché in settimana il Signore mi parlava di questo. Mi parlava del sogno che ebbe Giuseppe riguardo al covone di grano e lo vorrei leggere in Genesi 37, verso 7. La parola di Dio dice: ecco, noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto. Ed ecco, i vostri covoni si riunirono intorno e si inchinarono davanti al mio covone. Ok, qui è il contesto storico della parola di Dio, quando Giuseppe riceve dei sogni riguardo al suo proposito, riguardo a quello che Dio aveva assegnato per la sua vita. Noi abbiamo tutti quanti un proposito, abbiamo tutti quanti un'assegnazione, ma ci sono dei tempi, ci sono delle procedure. C'è un proposito da compiere, c'è un processo da compiere. E il Signore mi faceva, ha
approfondire riguardo al covone di grano, questo covone che Giuseppe vide nel sogno. Sapete, ho letto qualcosa di meraviglioso. Io non sono agricoltore, non so quasi niente dell'agricoltura, così sono andato un po' a interessarmi, a ricercare. Il grano, prima di diventare la bella farina che noi usiamo per fare i composti casalinghi, il grano viene raccolto, poi viene falciato e viene chiuso in questi covoni, legato in covoni. E perché dritto? Lui, Giuseppe, nel sogno sogna questo covone dritto. Dicevo, signore, perché dritto? Sono andato a fare una ricerca, e la ricerca proprio biologica dice questo, dice che quando il covone, quando il grano viene tagliato, deve stare dritto perché nel suo stelo, ok, sale una linfa e questa linfa sale fino ad arrivare al grano, che quando lui è covone, nella maturazione, subisce questo meraviglioso processo naturale, ok, che spinge i chicchi in superficie ad essere eccellenti. Quindi il Signore, lo Spirito Santo mi diceva, Giuseppe non sapeva che stava entrando in un processo molto faticoso per la sua vita. Il grano, prima di essere lavorato, viene portato in un processo molto faticoso. Lui viene falciato, quindi viene letteralmente strappato dalla terra dalla quale nasce. Ok? La linfa sale e produce questo chicco meraviglioso di grano, ma poi a sua volta il grano viene magliato. E Gesù disse proprio ai suoi discepoli, disse, riferendosi a Pietro, disse: Satana ha chiesto di vagliarvi, ma io pregherò per voi. Nel vagliare il grano manda via tutte le impurità, tutta la pula, tutto quello che non serve, ok? Fino ad arrivare alla macinatura. Fino ad arrivare alla macinatura dove viene schiacciato e diventa farina. Quindi Giuseppe vide solo il compimento di un proposito che era di gloria, ma lo portò in un processo. Voglio raccontare questo perché? Perché molti di noi afferrano le promesse della parola di Dio e sono meravigliose, ok? Ma senza accettare il processo di tale promessa. Amen. Gesù Cristo stesso ha dovuto passare un processo per la nostra vita molto, molto faticoso, molto doloroso. Lui ha pagato e ha compiuto ogni cosa alla croce, è vero, ok? Ma noi, affinché possiamo entrare in quel meraviglioso proposito di gloria, proprio perché viviamo nella carne, dobbiamo essere falciati da questa terra. Dobbiamo essere legati a Cristo, dobbiamo far sì che questa linfa possa salire in superficie e dobbiamo essere puliti, purificati, consacrati, santificati, dice la parola di Dio. Amen. Quindi il Signore questa sera sta dando questo messaggio alla sua Chiesa, a ognuno di noi. Io voglio legare la mia Chiesa a me in fasce come di covoni, ma questo covone deve rimanere dritto davanti alla presenza di Dio affinché possa dare un frutto eccellente. Amen. Sapete, grano e zizzania, dice la parola di Dio, crescono insieme. Ma c'è qualcosa di meraviglioso perché la zizzania non porta frutto, quindi non porta chicco, il grano sì. Quando il grano diventa maturo, la spiga di grano fa una cosa eccellente. La natura, dice la parola di Dio, che la natura ci racconta di Cristo, fa qualcosa di eccellente, perché quando il grano diventa maturo, la spiga si piega. E invece la zizzania, che non porta peso, perché non porta frutto, non porta chicco, rimane dritta. Amen. La spiga invece si inchina, si piega. E quando il contadino va a falciare, fa la prima falciatura alla polizia, toglie la zizzania. Noi dobbiamo afferrare le cose che la parola di Dio ci racconta intorno alla natura di Cristo. Quindi Giuseppe riceve questo sogno. Molti di noi hanno ricevuto una parola, altri la stanno ricevendo questa sera, quando abbiamo sentito che Gesù ha qualcosa di meraviglioso per la tua vita. Amen. Dobbiamo però sapere che dobbiamo rilasciare delle cose. Dobbiamo rilasciare tutto quello che ha condizionato la vita fino ad oggi.
tutti i legami, tutte le incertezze, le paure. Dio è buono, Dio è potente. L'eccellenza di Dio può purificare la nostra vita e può prendere la debolezza che oggi Satana può usare a suo favore per essere un'arma di vittoria per la nostra vita. Giuseppe riceve questo sogno, Giuseppe lo racconta ai suoi fratelli, senza sapere che è un sogno di proiezione di gloria futura. Questo porta i suoi fratelli a ricevere una gelosia nel cuore, sappiamo la storia. Giuseppe viene venduto, Giuseppe diventa schiavo, Giuseppe viene accusato, Giuseppe viene incarcerato. Il processo di Giuseppe è un processo molto difficile. Ma in tutto questo processo lui rimane afferrato a quella visione, a quella promessa. Amen. Quindi Giuseppe rimane fermo, fermo fino al giorno in cui il Signore compie quella promessa e lo leggiamo in Genesi 41-49. Giuseppe sognò un covone di grano. Un covone. Dio vuole fare cose meravigliose nella tua vita. Noi siamo limitati, noi guardiamo e abbiamo una visione limitata delle cose di Dio fino a quando non arriviamo alla percezione totale di chi Dio è. Dice la parola di Dio, dice che in Genesi 41-49, dice così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così grande quantità che si smise di tenere conti. Perché era incalcolabile. Amen. Perché era incalcolabile. Lui sognò un covone di grano. Nel suo sogno, il suo proposito era limitato. Amen. Se noi non afferriamo l'eccellenza di Dio, la grandezza della gloria di Gesù Cristo che si è dato alla croce per la nostra vita, noi saremo limitati. Ma quando entriamo nella percezione delle cose del cielo, succede quello che successe a Giuseppe. Il Signore moltiplicò il grano, il Signore moltiplicò la benedizione perché lui perseverò, lui rimase fermo nelle cose di Dio. Ci saranno delle prove che certamente dovrai attraversare o che stai attraversando. Ma il Signore ci chiama, ti chiama ad essere fermo. Sii fermo, sii ferma. Forse stai attraversando qualcosa di molto difficile. Sapete, Giuseppe fu venduto dai propri fratelli, rinnegato, quasi messo a morte. Giuseppe fu incarcerato ingiustamente. Giuseppe fece del bene e coloro che ricevettero del bene da Giuseppe se ne dimenticarono per circa 2 anni, dice la parola di Dio. Eppure il Signore aveva riservato qualcosa di grande per Giuseppe, qualcosa di grande. La vita di Giuseppe fu un continuo salire e scendere, andava nella casa di Potifar, ebbe l'eccellenza, fu accusato e andò in galera, nel carcere ebbe la gestione del carcere, dei carcerati, quindi un salire e poi uno scendere, poi un salire e poi la gloria, poi la gloria. Il Signore vuole trasformare in qualcosa di eccellente quello che oggi sta affliggendo la tua vita. Se io portiamo questo ai piedi della croce di Gesù Cristo. Amen. Fu qualcosa di meraviglioso quello che successe a Giuseppe, sarà qualcosa di meraviglioso quello che succederà alla tua vita. Sapete, in Giudici, questo è un verso che non ho dato e chiedo scusa. In Giudici capitolo 6 versetto 11 la parola di Dio dice: poi venne l'angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Joash, abiezerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai Medianiti. Sapete, il nemico della nostra vita cercherà sempre di portare via il proposito che Dio ti ha dato, i sogni che Dio ti ha dato. La forza ti cercherà sempre di portarti lontano dalle vie del Signore. Il nemico cercherà sempre di farti rendere le cose difficili perché lui sa che quando arriviamo alla croce di Gesù Cristo, lui compie qualcosa di meraviglioso. Amen. Gedeone stava battendo il grano per nasconderlo ai Madianiti e Gedeone fu scelto. Fu scelto per liberare il popolo di Dio. Amen. Tu batti il grano,
Battere il grano vuol dire togliere dal grano tutte le scorie, renderlo puro, amen, lavorarlo. Gedeone sta subendo un processo di consacrazione senza saperlo. Quindi batti il grano della tua vita, batti il grano della tua casa, batti il grano della tua famiglia, del tuo matrimonio, battilo. Vedi tutto quello che c'è che deve andare via. Vedi tutto quello che dà impedimento affinché si compia la gloria di Dio nella tua casa, nella tua vita, nella tua famiglia. Battilo, nascondilo ai madianiti, nascondilo ai tuoi nemici, nascondilo a coloro che vogliono rubare il proposito, a coloro che vogliono rubare la pace della tua casa. Si chiama crisi, si chiama paura, depressione, qualunque sia il suo nome. Manda via ogni scoria, mandalo via, batti questo grano. Disse Gesù a Pietro, lo ripeto, Satana ha chiesto di vagliarvi, vagliarvi. E Gesù disse, io pregherò per voi. Semplicemente disse, io pregherò per voi. Sapete, ancora oggi Gesù intercede e prega per voi. Satana ha chiesto di vagliarvi. Gesù non disse, io ho chiesto, ho detto a Satana di tacere. Io lo sconvincerò per voi? No, il Signore permetterà la vagliatura, perché attraverso quel vaglio tu sarai purificato, santificato, sarai strappato dalle fiamme eterne. E Gesù prega per noi ancora oggi. Ed è qualcosa di meraviglioso perché Dio ha mandato Gesù Cristo. Gesù adesso siede alla destra del Padre ed intercede per noi. È lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Dio, vive dentro di noi e da dentro di noi lui lavora affinché questo grano possa diventare una farina eccellente. Amen. Per essere offerto davanti all'Eterno. La vedova non aveva solo olio, aveva anche della farina. Molti di noi vogliono l'unzione, molti di noi magari vogliono arrivare a un proposito, alcuni hanno un sogno. E senza si dimenticano che oltre all'olio ci vuole la farina. Devi lavorarlo, amen. Lavora per la tua casa, lavora per la tua vita, lavora per il sostegno, lavora per coloro che stanno soffrendo, lavora, perché Dio ha pronto qualcosa di meraviglioso, perché Dio ha pronto qualcosa di glorioso. C'è un serbatoio di gloria nei cieli che aspetta di piovere sulla nostra vita. Molti dicono, e forse stanno dicendo, pastori, ma io sto pregando da tempo affinché mio figlio venga salvato, affinché mio marito venga sanato, affinché la mia casa venga a Cristo. Continuo a pregare, perché in Apocalisse capitolo 5 dice che gli anziani hanno una coppa nelle mani, che sono le preghiere dei santi, e quelle coppe debbono traboccare. Continua a perseverare, ed è per questo che il Signore, nella storia di Giuseppe, non tanto mi faceva soffermare sul suo processo che lo portò alla regalità, ad essere uno degli uomini più potenti della terra, amen, ma sul covone, sul grano, sul processo della sua crescita, perché quando lui sognò il covone, lui vide il compimento del suo proposito, amen. Ma tra il sogno e il compimento c'è un processo, amen. E con Cristo questo processo è dolce, è leggero ed è veloce, amen. Perché il Signore dice: io ho tolto dalle vostre spalle il giogo pesante per mettervi un giogo dolce, un giogo leggero. Io, magari, in questo momento voglio concludere. Voglio pregare affinché tutti coloro che sono scoraggiati, perché sapete, nei momenti di difficoltà, anche di quelli secolari che stiamo vivendo, anche coloro che conoscono Cristo non sono i supermen. Anche i pastori a volte si scoraggiano, e anche i fedeli a volte vengono meno, anche i discepoli vennero meno dopo la morte di Cristo e ritornarono quasi quasi alla loro vita secolare. Quindi voglio pregare in questo momento affinché tutti quelli che sono scoraggiati, tutti quelli che sono affaticati, tutti quelli che stanno perseverando ma non vedono ancora la loro realizzazione della preghiera, il desiderio del loro cuore, io voglio pregare e voglio esortarvi dicendovi: questo processo è un processo di gloria. La durata di questo processo, il rema, il kairos di questo processo spetta al Signore, spetta all'Eterno. Quindi io voglio pregare in questo momento insieme ai ministri,
per tutti coloro che sono collegati, che stanno chiedendo, che stanno perseverando, affinché abbiano forza, affinché abbiano sostegno dallo Spirito Santo, perché Gesù ha detto: io pregherò per voi. Quindi in questo momento io chiedo, Padre, nel nome di Gesù, io prego per tutti coloro che sono affaticati anche nello Spirito. Padre, in questo tempo, per questo tempo specifico, dai forza ai ministri, Padre, dai forza ai fedeli che possono sostenere i loro conduttori, come dice la parola di Dio. Padre, nel nome di Gesù, sostieni la tua sposa, sostieni la tua chiesa. E ancora, Padre, per tutti coloro che sono alla ricerca della pace, alla ricerca della tranquillità, alla ricerca del ristoro, io chiedo nel nome potente di Gesù Cristo che vengano sciolti i legami della morte in questo momento, della paura, della depressione. Padre, che vengano sciolti i legami della discordia familiare e ci sia la riconciliazione. Io chiedo la riconciliazione da padre e figlio, tra moglie e marito, in questo momento nel nome di Gesù, che venga la pace, che venga la pace di Cristo nelle case. Io ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, lì dove c'è crisi e c'è paura, io chiedo, Padre, che tu possa portare ristoro anche economico, perché in questo tempo, Signore, c'è difficoltà. Io ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, raggiungi tutte le vite di coloro che ci stanno seguendo, che stanno seguendo e seguiranno questa trasmissione in seguito. Io ti chiedo, Padre, per tutti coloro che ci seguono dall'Italia, dall'Europa e dal mondo intero, ovunque arrivi questo segnale, arrivano i suoni del cielo. Io ti chiedo, Padre, nel nome potente di Gesù Cristo, porta ristoro. Porta ristoro, dai forza, dai sostegno. Padre, anche se la vagliatura, Signore, anche se noi veniamo tagliati e portati via, come venne portato via Giuseppe dalla sua famiglia, anche se veniamo portati via, Signore, portati in un luogo dove tu sai, Padre, fa che sia per la tua gloria e fa che questa linfa possa salire, che questa linfa spirituale possa salire affinché possiamo portare un frutto eterno, un frutto di gloria per la gloria di Dio. Padre, prepara la tua chiesa, prepara la tua sposa con la farina e con l'olio affinché noi possiamo portare un frutto di eccellenza, Alleluia. un'offerta di eccellenza. Padre, i sacerdoti nel Levitico entravano davanti all'Eterno sventolando la primizia del grano affinché l'Eterno potesse gradire quell'offerta. Noi questa sera, Eterno, sventoliamo l'adorazione davanti al trono della grazia. Sii gradita dall'Eterno e scenda la tua presenza ovunque e in ogni luogo e in ogni persona. Io ti ringrazio, Signore, perché so che in questo momento tu stai toccando dei cuori, tu stai toccando delle vite e ancora riceveremo la testimonianza del tocco dello Spirito Santo. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, Amen. grazie Signore, grazie Signore. Grazie Emanuele, Dio ti benedica e per l'approfondimento che hai fatto su internet, ma anche per chi non riesce a approfondire sul grano, anche la natura umana per raggiungere alcuni obiettivi, ci sono dei momenti particolari per la nostra vita stessa. C'era Rebecca che era sterile, pregò il Signore la rese feconda. E il processo della crescita dei bambini arrivò a un certo punto che disse: ma se così è meglio morire prima che fossero venuti in luce. Si vede che era proprio in una condizione che faceva fatica con quei due gemelli. Il processo era arrivato a un punto, eh? Ci sono dei processi anche per una nuova creatura, ci sono anche questi processi. Quella della nuova vita che deve venire in luce deve passare per la sala di travaglio. E Gesù dice che ci deve passare, però c'è qualcosa di speciale. Dopo, dice, dopo che è venuto in luce, bambino, per la gioia di quello che ne è venuto fuori, dimentica la sofferenza che ha avuto. Beh, questi processi sono così, quello del grano, quello, qualsiasi cosa.
Forse stai attraversando anche un processo un po' particolare tu, ma sai, le difficoltà durano poco tempo di fronte alla lunghezza della vita. E questa nostra vita sul pianeta è pochissimo di fronte all'eternità che abbiamo. Non perdiamo di vista il meglio, la vita eterna. Gloria sia resa a Dio. Grazie Signore, ci sei ancora, ti voglio salutare se devi partire e buon lavoro per tutti gli impegni che hai e Dio vi benedica per l'apertura della nuova chiesa. Va bene, Dio ti fortifichi e vi fortifichi e che porti risultati potenti perché più reti ci sono, più pesci si prendono, eh? Amen, amen. Molti quando escono nuove chiese pare che si scoraggiano, è uscita un'altra chiesa, si è divisa la chiesa, ma non è buono, però dobbiamo sapere che più reti ci sono, più pesci si prendono, perché ognuno si impegna dal canto suo e alla fine si porta frutto per la gloria di Dio. Scegliamo sempre il meglio nel Amen. peggio. E adesso credo che il Amen. fratello Giuseppe ci siamo, Sì, ci fratello. sono. Mi Grazie al sentite? Signore. Avevi bisogno, forse doveva passare avanti il fratello, Dio lo sa. Sì. Noi ci lasciamo guidare dal Signore, vediamo che funziona. Ed ora è arrivato anche il turno tuo, Dio ti benedica, prenditi lo spazio e proseguiamo lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. Stasera volevo parlarvi della fedeltà che dobbiamo avere nei piani di Dio e volevo leggere insieme a voi in Esodo 32 e ci ricolleghiamo anche a quello di cui parlavo sabato scorso. Versetto 1 del capitolo 32 di Esodo. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte, allora si radunò intorno ad Aaron e gli disse: "Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto." E Aaron rispose loro: "Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli, delle vostre figlie, e portatemeli." E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaron. Egli li prese dalle loro mani e dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: "O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto." Quando Aaron vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: "Domani sarà festa in onore del Signore." L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Ecco, qui la Bibbia è molto chiara e ci parla come il popolo di Dio, nel vedere che Mosè tardava, si radunò, dice la Bibbia, attorno ad Aaron, chiedendo ad Aaron di fare, un vitello d'oro. Mi sentite? Dice la Bibbia che appunto tutto il popolo era lì e cercava un Dio. Quante volte il popolo cerca un Dio, a non secondo il volere di Dio, ma secondo il proprio volere, secondo i propri bisogni. Non so se mi sentite perché non vi sento. Mandagli un messaggio per dire sì. Sì, ti sentiamo. Ok, perfetto, mi è arrivata una chiamata vostra, benissimo. Dicevo appunto che il popolo di Dio era lì e aspettava Mosè. Aspettava Mosè, dice la Bibbia che Mosè tardava a scendere. Quante volte noi aspettiamo le promesse di Dio e le vogliamo che queste promesse si realizzino a modo nostro e con i tempi nostri. Dice la Bibbia che il popolo chiedeva ad Aaron di farci un Dio. Quante volte tutti noi, quando cerchiamo delle risposte e queste risposte non arrivano, cerchiamo delle scorciatoie affinché possiamo ricevere qualcosa che pensiamo sia il volere di Dio, ma che invece non lo è. E qui vediamo due aspetti. Uno, il popolo che fa pressione ad Aaron per qualcosa che
non era secondo il loro desiderio, e dall'altra parte Aaron che accontentò il popolo, la pressione del popolo. E addirittura Aaron dice: prendete tutto l'oro che avete e facciamone un vitello d'oro, facciamo una scultura che possa appunto essere offerta a Dio, e addirittura facciamo festa danzando dinanzi all'Eterno, offrendo sacrifici. E dice la Bibbia che costruirono un altare e l'indomani mattina si alzarono tutti di buon'ora. E fecero sacrifici di ringraziamento, mangiando, bevendo e divertirsi. Cosa vuole il popolo da Dio? Cosa vuole l'uomo da Dio? Spesso noi vogliamo che Dio agisca, secondo i nostri tempi, secondo il nostro modo di pensare, secondo la nostra emotività, più che l'aspetto spirituale. Dio stava parlando a Mosè. Mosè era lì sul monte, c'era una missione di Mosè. Eppure il popolo non aveva la pazienza di aspettare. Non saper aspettare i tempi di Dio a volte ci porta ad agire nell'emotività, ci porta ad agire secondo i nostri desideri. Ma quello che voglio sottolineare è che il popolo pensava di servire Dio, perché dice la Bibbia che offrirono, dice il versetto 5, fecero una festa in onore del Signore. Ma quale Signore? Quanta gente pensa di servire Dio offrendo a Dio oro, argento o soldi o qualsiasi altra cosa, pensando di servire Dio, ma in realtà servono un Dio diverso da quello che è l'Eterno, da quello che stava dando rivelazione a Mosè, da quello che li aveva liberati dal paese d'Egitto. E addirittura dice la Bibbia che erano lì per festeggiare, fare dei sacrifici di ringraziamento. Ed erano lì per divertirsi. Quale Dio stavano adorando? Quale Dio stavano pregando? Ma nel loro cuore, loro stavano pensando di servire l'Eterno, lo stesso Dio che li ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Eppure non si erano resi conto che stavano creando non più un Dio secondo il volere di Dio, ma un Dio fatto a misura d'uomo, un Dio fatto in oro, un Dio fatto da uomini, una scultura, un oggetto, un qualcosa che potesse identificare l'Eterno. Noi sappiamo che nessuna cosa può identificare Dio, nessuna cosa può essere oggetto di adorazione se non Dio stesso, nello spirito e in verità. Versetto 7 dice che il Signore disse a Mosè: va, scendi perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. E qui ci ricolleghiamo a sabato, un popolo che si corrompe, parte integro e che si corrompe. Ma il popolo non sapeva di essere corrotto. Ricordiamoci che loro pensavano di offrire un sacrificio e fare una festa all'Eterno. E lì la responsabilità è anche di Aaron. Aaron come guida, come può essere oggi un pastore, come può essere un leader, un responsabile, che invece di seguire lo Spirito Santo segue la pressione degli uomini, la pressione della società, la pressione a volte dei fratelli della Chiesa che chiede delle risposte, chiede appunto secondo i propri bisogni, chiede delle risposte veloci e semplici e non più secondo lo Spirito Santo. Aaron accontenta il popolo. Quanti responsabili e quanti pastori, spesse volte, per accontentare il popolo, non stanno facendo il volere di Dio. E quindi una responsabilità da parte del popolo e una responsabilità da parte di Aaron. In Esodo 31, versetto 1, leggiamo: il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per aiutante Oliab, figlio di Ahisamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella sua mente di tutti gli uomini abili, perché possono fare tutto quello che ti ho ordinato: la tenda di convegno, l'arca per la testimonianza, il propiziatorio che dovrà esservi sopra,
tutti gli arredi della tenda, la tavola e i suoi utensili, il candelabro d'oro puro e tutti i suoi utensili, l'altare dell'incenso, l'altare degli olocausti, e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, i paramiti per le cerimonie, i paramenti sacri per il sacerdote, Aronne e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio, l'olio dell'unzione e l'incenso aromatico per il luogo santo. Faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato. Ecco, nel capitolo prima leggiamo che Dio aveva dato delle indicazioni per come costruire l'altare. E dice la Bibbia che Dio dà la sapienza, l'intelligenza agli uomini per ogni sorta di lavoro affinché possano fare le cose ad opera d'arte secondo il volere di Dio. Dio dà sapienza, intelligenza e abilità per poter fare delle cose secondo i suoi comandamenti, secondo il suo ordinamento. E sta a noi mettere queste abilità e queste capacità in mano di Dio, oppure alle nostre emozioni, ai nostri desideri. Per fare un vitello d'oro ci voleva abilità. Questa abilità loro non l'hanno utilizzata più per onorare Dio e per ubbidire a quello che Dio voleva fare, ma quelle abilità le hanno utilizzate per fare un Dio a loro immagine, a loro somiglianza, a loro forma, alla loro misura. Quando Dio, i doni che ci dà, quello che noi abbiamo, quello, la nostra vita, la nostra salute, le nostre abilità, la nostra vita stessa, Dio ce la dona affinché noi possiamo servirla, affinché noi possiamo servirlo. E se Dio ci dà sapienza, intelligenza e conoscenza nel lavorare, nell'agire, è affinché tutto quello che noi facciamo possa glorificare il suo nome. Dice il versetto: per concepire opere d'arte, lavorare l'oro, l'argento, incidere, incastonare, scolpire, ogni sorta di lavoro. E questa sapienza, Dio dice nel versetto 6, è una sapienza che Dio mette nella mente degli uomini abili affinché facciano ciò che io ho ordinato, dice l'Eterno. Quanto è importante utilizzare i doni di Dio per agire secondo i suoi ordinamenti. Però noi non siamo solo spirito, abbiamo anche delle emotività, e il popolo, spinto da giuste ragioni, secondo i loro ragionamenti, non avevano più notizie di Mosè e quindi erano disperati, non avevano più una guida. E quindi l'emotività ha agito e ha fatto sbagliare sia Aaron che il popolo stesso. Leggiamo adesso in Galati 5, versetto 22. Galati 5, 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Fa parte dei frutti dello Spirito la fedeltà. Spesse volte è più facile ricordarci come frutto dello Spirito l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, ma la fedeltà è un requisito indispensabile per il credente, ma è qualcosa che non viene da noi stessi, è qualcosa che viene come frutto dallo Spirito Santo, perché essere fedeli significa rimanere fiduciosi in Dio nonostante le situazioni, perché tu sei fedele anche quando non capisci. La fedeltà è fedeltà perché tu agisci anche quando non capisci, altrimenti non è più fedeltà. Tu sei fedele a Dio quando, anche quando non comprendi, anche quando i tempi non sono quelli che tu ti aspettavi, rimani fedele alle sue promesse e non agisci secondo le emotività, ma agisci secondo lo Spirito. Per questo è necessario che ogni credente, per poter servire il Signore, possa fare un'esperienza vera con lo Spirito Santo, perché non si può essere credenti senza la guida dello Spirito Santo. Perché se siamo credenti nell'emotività, se siamo credenti nel pensare, nell'agire, quindi un credente solo come cultura, come esperienza emotiva, questo non ti può portare a fare la volontà di Dio.
Per questo ogni giorno abbiamo bisogno di incontrarci con lo Spirito Santo, abbiamo bisogno di fortificare la nostra vita spirituale, perché spesse volte possiamo fare lo stesso errore che hanno fatto il popolo di Dio, che uscendo dal paese d'Egitto avevano delle tradizioni, avevano una cultura dell'idolatria, la cultura dell'immagine scolpita, dell'adorazione ad oggetti fatti d'oro, oggetti secondo loro sacri, ma che di sacro non avevano niente, anzi stavano profanando quello che è il nome di Dio. Voglio leggere con voi anche in Giosuè 24. Giosuè 24. Al versetto 14. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi dei vostri padri, che servirono al di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese nei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Ecco, Giosuè stesso invita il popolo, li lascia liberi nel scegliere quello che è il servire il Signore. E gli dice proprio questo: se dovete servire il Signore, lo dovete servire con integrità, quindi senza corruzione, e con fedeltà. La fedeltà. Noi abbiamo fede in Dio, perché noi sappiamo che Dio può operare al di là di quello che noi stiamo pensando ed immaginando. Ma a questo dobbiamo continuare a perseverare nella fede, allora sì che diventa fedeltà, fedele alle promesse di Dio. E dice pure Giosuè che per servire Dio dobbiamo togliere delle cose che possono ostacolare il servire il nostro Signore. E qui si parla dell'idolatria egiziana, degli dèi che erano presenti in Egitto, di quell'idolatria che il popolo per più di 400 anni aveva subito, e che quasi era diventata cultura, quasi normalità, come oggi tante cose possono diventare normalità senza sapere che sono sbagliate, perché dopo 400 anni certe cose diventa normale, diventa cultura, ma solo confrontandoci con la parola di Dio possiamo capire se siamo integri e fedeli. Per questo è importante che ogni credente, per crescere nella propria vita spirituale, possa ascoltare la parola di Dio come questa sera state facendo tutti a casa, state ascoltando la parola di Dio e questo illumina la vostra mente, illumina gli occhi dello spirito, vi permette di crescere, vi permette di scoprire le verità. E quindi Giosuè lascia libero il popolo e dice: cosa volete servire? Se volete servire Dio dovete essere integri e fedeli al Signore, dovete mettere da parte quegli dèi che avete servito al di là del fiume e dovete metterli da parte e abbandonare totalmente gli dèi che avete servito per tanti anni. Perché il nostro Dio, il mio Dio, dice Giosuè, è un Dio geloso, è un Dio che ama coloro che si avvicinano a Lui con sincerità e con integrità e non potete servire Dio adorando altri dei, perché questo è di ostacolo. Leggendo, dice pure il versetto. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, perché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto, e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. E il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli e gli Amorei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il Signore,
perché lui è il nostro Dio. E Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo e un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Ecco, molti vogliono servire il Signore, ma portando con sé quelle tradizioni, portando con sé quegli errori che sono stati tramandati dai genitori, dai padri, pensando che con quelle cose possono servire il Signore. E non è così. Dio dice: se tu mi vuoi servire, mi devi servire tralasciando e abbandonando tutte quelle cose che sono d'ostacolo, perché sono un Dio geloso, un Dio santo. Versetto 20 dice: quando abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, egli si volterà contro di voi, vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene. E il popolo disse a Giosuè: no, noi serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto il Signore per servirlo. Quelli risposero: siamo testimoni. Ecco, il popolo sceglie di servire Dio. Giosuè mette davanti la verità, mette davanti quanto è importante servire Dio, mette davanti chi è Dio, e il popolo sceglie. Quando noi predichiamo agli altri l'Evangelo, la parola di Dio, dobbiamo mettere davanti le cose per come stanno, con sincerità, con verità, mettendo in evidenza quello che vuole Dio, perché non possiamo servire Dio con qualcosa che Dio totalmente odia, con qualcosa che è contraria alla parola di Dio. Anche se noi inconsapevolmente pensiamo di servire Dio e di offrire qualcosa di buono a Dio, ma se non è secondo la scrittura, se non è secondo la verità e la parola di Dio, quello che noi stiamo facendo non è gradito a Dio. Anche se lo fai con amore, anche se lo fai con tutto il tuo cuore, ma se non è qualcosa secondo il volere di Dio, quella cosa non può essere gradita. Ricordiamoci che il popolo era lì per festeggiare pensando di celebrare Dio, ma hanno racchiuso Dio in un vitello. E non funziona così. Quanta gente si trova in queste circostanze, e non parlo solo dell'idolatria che può essere una statua o può essere un oggetto. Io parlo anche dell'idolatria che può essere nella tradizione. Ricordiamoci che Gesù, quando parlava ai farisei, agli scribi, cercava di combattere la loro religiosità, le loro tradizioni, che avevano preso il posto di quello che è il volere di Dio, di quello che è il proposito di Dio. E quindi, quando si parla di religiosità, si parla anche di una tradizione, di qualcosa che vuole interporsi tra Dio e l'uomo. Ma noi scegliamo. E Dio ti mette davanti questa sera ad una scelta, come Giosuè disse al popolo: chi vuoi servire? Ovviamente tu dirai: sì, voglio servire il Signore, voglio seguirlo. Ma Giosuè dice al popolo: per servire il Signore devi mettere da parte le tue tradizioni. Devi mettere da parte l'idolatria, devi mettere da parte tutte quelle cose che Dio odia. Perché se tu metti da parte queste cose, allora Dio potrà benedirti, potrà parlarti, potrà far crescere la tua vita spirituale con l'opera dello Spirito Santo. Perché Dio quello che ti chiede è la fedeltà a Lui, a prescindere da quello che ti hanno insegnato, a prescindere da quello che ti è stato tramandato dai tuoi genitori o dai tuoi nonni. La religiosità va messa da parte. Una relazione sincera, una relazione vera con Dio, una relazione che necessita dello Spirito Santo, perché la fedeltà è un frutto dello Spirito. Per questo ti voglio invitare questa sera a pregare insieme a me e pregare perché lo Spirito Santo questa sera possa aiutarti, possa incoraggiarti, possa parlare al tuo cuore e tu possa avere il coraggio di ubbidire a Dio, allo Spirito Santo, e di essere fedele a quello che lo Spirito Santo vuole dirti, vuole sussurrarti, perché Dio non ti obbligherà mai a fare qualcosa. Dio ti parla, Dio ti incoraggia, Dio sussurra il suo volere.
E poi sta a te scegliere. E quindi per questo ti chiedo, a te che sei a casa, di chiudere i tuoi occhi e pregare insieme a me. Pregare insieme a me e fare in modo che stasera tu possa fare un'esperienza con lo Spirito Santo, perché abbiamo bisogno dello Spirito di Dio. E quindi ti chiedo, Padre, che nel nome di Gesù tu possa toccare il cuore di quanti in questo momento stanno ascoltando, sono collegati, che sono desiderosi, Padre, della tua parola, di fare un'esperienza vera con te. Ti chiedo, mio Dio, che lo Spirito Santo possa toccare il loro cuore, la loro mente, affinché le abilità che tu ci hai donato, Signore, possano essere messe al servizio tuo per fare il tuo volere. Non seguire l'anima e le emozioni, ma seguire il tuo volere, Padre, i tuoi ordinamenti, i tuoi comandamenti, Padre, che sono degli insegnamenti che ci proteggono, ci aiutano, ci consigliano per il nostro bene. Grazie Spirito Santo, perché coloro che ti cercano con sincerità questa sera troveranno delle risposte, troveranno te, il creatore di ogni cosa. Ti chiedo, Padre, di benedire le nostre vite, di aiutarci, di incoraggiarci e fare in modo, Padre, che tutti insieme possiamo servirti con sincerità, con verità e con la guida dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore. E allora vogliamo chiudere con la preghiera, voglio chiedere al fratello Gioeli di rilasciare la benedizione di Dio su tutti coloro che siamo insieme e chiudere ringraziando il Signore per quest'altra bella occasione che ci ha dato, così da casa, di poter toccare migliaia di anime che desiderano crescere nelle vie del Signore. Questa è Amen. un'opportunità meravigliosa e noi sentiamo il dovere di ringraziare Dio e ringraziare anche te che ascolti la sua parola, perché il nostro piacere è che tu scelga la buona parte, che è quella di ascoltare la parola di Cristo. Alleluia. Amen. Grazie, Signore. Grazie per questo meraviglioso tempo che abbiamo Sì, trascorso insieme. signore, sì, signore, sì, Abbiamo ascoltato signore. tanto, Signore, abbiamo ricevuto tanto. E sempre di più, Signore, diventi sempre più il nostro scopo, avere sempre più fame di Te, Sì, l'ascolto della Tua signore, fedeltà, sì, Signore, signore, l'ascolto della Tua parola possa portare sempre di più nei nostri cuori sì, la resa signore, sì, che Tu stai signore, cercando in sì, questi tempi e in signore, tanti cuori. Sì, alleluia. Signore. Vogliamo essere un popolo che ami essere fedele, un popolo che ami, Signore, continuamente, Signore, confrontarsi con quanto la Tua parola dice, perché da essa proviene vita. Grazie per come hai guidato, grazie per come hai sostenuto. Ancora ti vogliamo mettere davanti tutti coloro che in questo momento, Signore, hanno bisogno. Li affidiamo a te, Signore, sicuri che colui che opera è lo Spirito tuo, Alleluia, sicuri che ancora una grazie volta te, la tua mano li Signore, raggiungerà lì dove si trovano, Signore, Signore, nelle loro alleluia, case, nelle loro macchine, in quei luoghi, lode, magari, Signore, dove gloria tu a te, conosci. Raggiungi Signore, ogni anima, raggiungi ogni cuore, alleluia, affinché ancora una volta possa alleluia, testificare e gloria a attestare te, l'Eterno. L'Eterno, ho sentito la Signore, alleluia. sua presenza. Sì, l'Eterno è stato con me. Continua a benedire, Signore, tutti coloro, Signore, che ci seguono da oltre, Signore, la nostra nazione. Benedici, Signore, Sì, tutti coloro che si signore, adoperano, sì, che questo signore, strumento sì, possa sempre più signore, propagarsi, Signore, sì, affinché, Signore, il tuo signore, nome venga predicato alleluia, a lode, tutti coloro, gloria a Signore, te, affinché la tua signore, gloria si manifesti alleluia. nel nome di Gesù, benedetto in Grazie, eterno. signore, grazie, 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 signore. Fratelli, Grazie. grazie a Amen. voi, alla prossima volta, Dio piacendo, e per te che sei a casa, grazie. Dio ti benedica e continua a perseverare. La perseveranza è importante non solo nelle promesse di Dio, ma nell'impegno che noi prendiamo verso Dio, perché anche questo è importante. Diciamo che perseverare nel raggiungere per poter vedere l'adempimento delle promesse di Dio nella nostra vita. Dio ti benedica.
A domani mattina, Dio piacendo, alle ore 10:30 per la solita visita pastorale. Dio ti benedica, pace e buonanotte per te che sei in Europa e buongiorno o buon pomeriggio a te che sei in altre parti del mondo. Quello che è importante è che Dio ti vuole benedire e tu, se ricevi la sua benedizione, egli la riversa su di te. Invoca il Signore, cercalo e vedrai che opererà meravigliosamente nella tua vita. Pace e buonanotte.